ordine il tempo. Bisogna darsi da fare. Dopotutto si tratta semplicemente di essere più forti del tempo. E noi come gli alberi ci siamo ridotti. Non servono più a niente. Monumenti alla fatica. Non ti devi rassegnare, Vince. Mai, mai ti devi rassegnare. Sono 4.000 euro. E Vince, se non ci aiutiamo in mezzo a noi. Il dirigente viene ogni giorno. E oggi c'è? No, oggi no. Sono incinta. Marta. Il sistema ha riconosciuto un tuo assegno non pagato. Un assegno? 4.000 euro. Lei è stato protestato e non può più avere una carta, anzi non può più firmare assegni. Lei non otterrà soldi a credito da nessuno fino a quando non avrà risolto questa sua situazione. Voi avete aderenze? Lui ha aderenze e si tiene le palme. Voi non ne avete e vi tolgono voi. Bravissimo. Che si tolgono i bambini così? Noi non gli potremo dare nemmeno da mangiare. Se lo dobbiamo perdere, meglio adesso che non lo conosciamo. Tu non lo conosci. Perché mi devi dare sempre brutte notizie? Tu sei un ciò del malaugurio. Secondo me qua non cresce niente quando vieni tu. La macchina. L'ho venuta. Cominciamo bene. Ho bisogno di un aiuto. Hai fatto bene a venire da me, Vince, se non ci aiutiamo in mezzo a noi. Non è che ti serve una mano per lavorare qua. Vince, io di due mani che ho, vedi, questa qua, va. Ho già licenziato. Ti servono i soldi, Vince? Senza niente sto. Vince, non ti devi rassegnare, Vince. Vince, mai ti devi rassegnare. Hai fame? È questione di tempo. Beato chi ce l'ha il tempo. Guarda che non è stata colpa mia. E di chi? Dell'esproprio, va bene? È un laboratorio analisi questo. Ma è certo, non si vede? No, di vedersi non si vede. Dottor, mia moglie non riesce a rimanere incinta. Allora, oligospermia. La cura c'è, 900 euro al mese. Non ti preoccupare, i soldi li troviamo. Senti, Marta, mica possiamo andare avanti così, eh? Oh, io devo mangiare. Prendeteli, che vi costa? Sono 600. Ma voi dovete portare 900. Io lo so. 5.400. Euro. Ma non c'è una sottomarca, qualche cosa? Ma non sono cose che si fanno con le sottomarche, prego, forza. Sono incinta. Di nuovo? Come incinta? E che devo fare? Veleni, avvocato, veleni. E che ti hanno fatto questi veleni? A me quasi che non posso avere figli. Quasi? Quasi, sto a 31 milioni, sotto a 30 non si può. Giocare è l'unica cosa che mi fa alzare dal letto. Allora, 900 significa che io mi prendo il 50% all'altro mese. Cioè, da 900 che mi dovevi, tra un mese tu mi devi portare 1.400. Io mi prendo il 100% all'altro mese. Cioè, da 1.400 tu mi devi portare 2.800. E poi si va da 2.800 a 5.600. E cifra tonda! Condo. Non vi preoccupate. Arriva questo con la ruspa, arriva e in un'oretta ha fatto un buco, poi arriva quest'altro camion e copre tutto il buco, va bene? Che mette nel buco? Non lo so, Angela, non lo voglio sapere, va bene, se non le portano a discarica forse sono cose velenose, ma a me non mi interessa, perché a me servono i soldi? Lo strozzino! Lo strozzino? E non lo dovevi fare! E che dovevo fare? Non lo so, ma questo no! Tu lo vuoi per forza, allora io che devo fare? Perché tu non lo vuoi? Lo voglio, per forza lo voglio. Ci siamo rovinati la vita per questo figlio. Noi quel figlio lo dobbiamo avere. Vaffanculo a me, a te, a questo cazzo di figlio. Quando nasce così lo dobbiamo chiamare. Vaffanculo! Gratta e vinci, vince. Cosa? Gratta e vinci, macchinette, lot, lotterie, vince. Stiamo pieni di debiti, vado in giro e chiedo scusate, ma mia moglie mi deve qualcosa. Madonna. Vince, 200, chi 200, chi 300, vince, mi ha ridotto l'elemosina. La cura deve finire. È incinta. Per niente, ma la cura deve finire lo stesso. E non lo vuole più questo bambino? Ho bisogno di un piacere. Voi dovete chiamarlo e dirgli che le pillole non servono più perché la cura ha funzionato. Mi devi capire. Io devo rimanere incinta. Sì, ma se mio fratello... Io devo rimanere incinta, per forza. Se proprio deve essere un altro. Meglio tu. Mi servono i soldi, perché la miseria fa veramente schifo. A che mi servono i soldi? Alle cose normali, a non stare sempre nella porca miseria.
piacere, spegni la luce, ti dico. No, non ne ho soldi. La cura sta già facendo effetto dopo 2 mesi. Il debito cresce e cresce, ma noi la soluzione la troviamo sempre. Noi non gli vogliamo fare male alla gente. No. A noi la gente ci serve. Pronto? Ui, amore. Ci vogliono dare 20.000 euro e chiudere la partita. Potrei anticiparveli io. Grazie. Questi qua sono 17.000. 17.000? 1.000 in più me li trattengo per l'anticipo che vi faccio. Abbiamo finito? Sono incinta. Come lo chiami? Vaffanculo. Tu adesso un figlio l'hai fatto e non mi hai detto niente, cornuto. E quelli vedono che tu un figlio ce l'hai. È naturale che decadono le cause del rimborso. E vabbè, decadono e quindi vogliono i soldi indietro. Lasciate il piatto a mio fratello. E lasciato il piatto. Mia moglie oggi ha fatto la frittata della vita sua, si è superata. Dicono che io il figlio l'ho fatto, che adesso i soldi li vogliono indietro. Quello è mio. Altre cose non se ne possono dire. Fammi parlare. I soldi sono i loro, il figlio è mio. Suonano alla porta, vado ad aprire. 3 uomini. Entrano. Mi chiedono dov'è il bambino. No, no, io devo parlare di mio nipote. Mi metto a gridare, che volete, che volete? I genitori di mio nipote non lavorano, sono preoccupata. Uno prende il bambino. Gli grido di lasciarlo. Sento mio figlio piangere. L'uomo apre la porta e se ne va col bambino. Mi tengono ferma. Non posso fare niente. Sei tu che fai schifo. È colpa tua! No, io ho aiutato mio fratello! Ma senza aiutare i fratelli, Gli ho dato un figlio, è cosa di niente. Tanto noi risolviamo sempre così. Sono andato a vedere se compravo 2 corde. 16 euro. Cazzo, 16 euro per appendersi a una trave. Se la vita è una merda, mica te la fanno finire gratis. Non ti rassegnare. Mai ti devi rassegnare. Facciamo che mi dai 1.300 al mese. 1.300? Per finta, sabì. Mi hai deluso, Vince. Ti sei rassegnato, Vince. Dobbiamo andare a vedere il bambino. Il bambino. 100 euro. E da dove li hai presi? E ti ho rubato. Brava! Quanto mi costa, vaffanculo. Quando ci vediamo per il saldo? Allora, che fai? Paghi o mi devi costringere a questa cosa brutta che io non voglio nemmeno nominare? Questa cosa antipatica che si chiama sfratto esecutivo. Oui! Allora, Vince, io sono rimasto con questi 100 euro, eh? Ma siccome non ne ho più, sai che facciamo? Li facciamo a metà? Metà te la tengo io, va bene? Io con i soldi non voglio avere più niente a che fare, perché secondo me si campa peggio, capito, Vince? Ci troviamo in tasca qualche soldo che prima vedevamo col binocolo. Gli affari vanno bene. Facciamo un lavoro pulito e ci stiamo pulendo pure noi. Voi avete provato a rovinarmi la vita. E proprio qui, a questa scrivania, mi avete trattato come un pezzente. Adesso che ho i soldi mi fate i sorrisi. Come le misurate le persone voi? In movimentazioni. Vince, va a fine nucleo, pur quando è festa ci dobbiamo sempre accontentare. Il figlio, la casa, il lavoro, le cose normali. Secondo me le dobbiamo fare.